Oggi ci troviamo qui a Palombara Sabina, in uno dei nostri 5 stabilimenti. Opilatium ha da sempre come scopo quello della valorizzazione degli oliveti nella zona che ci ospita. Opilatium con le due aziende agricole, Oliveti del Lazio e Lazium Bio, valorizza i territori e gli oliveti abbandonati, prendendoli in gestione e ridando loro vita e produzione. Per quanto riguarda la parte di sostenibilità, Opilatium è un'azienda certificata sostenibile. Siamo già nel precedente PSR con la misura 124 e aveva creato un portale Agroambiente Lazio proprio per la gestione degli oliveti a livello regionale. E la gestione è vista dall'aspetto dei monitoraggi fitosanitari in campo, con l'inserimento di dati e successivi emanazione di bollettini, ma attraverso delle colonnine meteorologiche inserite in aree omogenee, in quanto il portale è costruito in aree omogenee per tutta la regione Lazio, partendo dalla parte delle areali della DOP per arrivare a zone olivicole più importanti regionali. Collegati a queste colonnine meteorologiche fa sì di riportare i dati di umidità, temperatura e precipitazioni. Nell'attuale PSR questo portale viene arricchito con la creazione di un gruppo operativo Moni Olitech. Questo gruppo operativo, insieme a delle aziende e Opilatium, ha lo scopo di innovare, di applicare l'innovazione digitale e di industria di precisione applicata all'attuale portale già esistente. Per quanto riguarda il funzionamento, abbiamo della sensoristica che viene applicata a livello ambientale negli oliveti, e immagini estrapolate a livello satellitare e miglioramento delle attuali colonnine meteorologiche, così da avere un quadro degli oliveti a livello regionale. Incrociando i dati abbiamo la situazione dei terreni, visto sempre più in un'ottica di sostenibilità ma anche di produzione. Per quanto riguarda la parte dei monitoraggi degli infestanti, vengono applicate delle trappole digitali così da poter avere un ricevimento dei dati da remoto, ma questo fa sì, oltre che di poter avere una più grande area di attuazione dei monitoraggi, anche una tempestiva reazione in merito a dei trattamenti o comunque degli interventi agronomici da dover applicare per bloccare questi infestanti. Con l'arrivo di questo progetto sarà tutto mirato a una maggiore sostenibilità ambientale e tutto porterà a una più grande qualità del prodotto olio extravergine d'oliva da noi lavorato e commercializzato.